Nell'incontro tra fratelli in vista del Natale, il Papa regala alla Curia Romana una profonda riflessione, un sostegno, uno stimolo, afferma, a un vero esame di coscienza per preparare il cuore ad accogliere la luce di Gesù. Invita a pensare la Curia come un piccolo modello di Chiesa, un corpo che deve essere vivo, armonioso, unito in se stesso e in Cristo. Ma senza la preghiera, i sacramenti, la spiritualità tradotta in carità, si rischia di diventare burocrati. Un tralcio che si secca, soggiunge Francesco, pian piano muore e viene gettato lontano. E allora bisogna fare attenzione alle malattie e alle tentazioni che indeboliscono il servizio al Signore. La prima è quella di sentirsi immortali, immuni, indispensabili. Essa deriva spesso dalla patologia del potere, dal complesso degli eletti, dal narcisismo che guarda appassionatamente la propria immagine e non vede l'immagine di Dio impressa sul volto degli altri, specialmente dei più deboli e bisognosi. C'è poi la malattia dell'eccessiva operosità di chi trascura il sedersi sotto i piedi di Gesù, la malattia dell'impietrimento mentale e spirituale con il conseguente pericolo di essere macchine di pratiche e non uomini di Dio. L'eccessiva pianificazione che taglia fuori la libertà dello Spirito Santo e quindi anche gli altri. Papa Francesco parla poi dell'Alzheimer spirituale. Lo vediamo in coloro che dipendono completamente dal loro presente, dalle loro passioni, capricci e manie, in coloro che costruiscono intorno a sé dei muri e delle abitudini, diventando sempre di più schiavi delle idoli che hanno scolpito con le loro stesse mani. Rivalità e vanagloria sono altre malattie, così come la schizofrenia esistenziale. Chi vive cioè una doppia vita, abbandonando il servizio pastorale e riempendo il vuoto con lauree e titoli accademici. Ci sono poi le chiacchiere e i pettegolezzi. È una malattia grave, che inizia semplicemente, magari solo per fare due chiacchiere, e si impadronisce della persona facendola diventare seminatrice di zizzania, come Satana, e in tanti casi omicida a sangue freddo della fama dei propri colleghi e confratelli. Papa Francesco rivela poi la tendenza a divinizzare i capi e a vivere nell'indifferenza verso gli altri indossando una faccia funerea piena di pessimismo sterile e poi l'accumularsi solo per sentirsi al sicuro. I nostri traslochi, afferma, sono un segno di questa malattia. Attenzione anche ai circoli chiusi a trasformare il proprio servizio in potere attraverso la calunnia e il discredito dell'altro. Un lungo elenco di mali che si chiude con la certezza che solo lo Spirito Santo sostiene ogni sforzo di purificazione e di conversione e che solo Maria è capace di guarire le ferite del peccato, sostenere come madre la Chiesa e la Curia perché siano sane, risanatrici, sante e santificatrici.